salute attraverso la refezione scolastica, quello è un percorso che abbiamo cominciato 4 anni fa, salute attraverso l'educazione alimentare, salute attraverso l'educazione motoria, e se coinvolgi i bambini a scuola ma poi non cambi i comportamenti a casa e fuori dalla scuola, i risultati sono pressoché nulli. E allora si è creato il patto e l'alleanza, alleanza con le mamme, con i papà quando ci sono, per costruire intorno alla ristorazione scolastica un menù equilibrato, anche una colazione, anche una cena, anche un percorso motorio, e soprattutto tutto questo a partire da istituzioni pubbliche, perché non è detto che le istituzioni pubbliche debbano sempre stare un passo indietro rispetto alla sirena del privato. Ha funzionato bene, ed è solo con l'intersettorialità che si possono realizzare questi problemi, la soluzione di questi problemi, che sono sì di salute pubblica, ma non possono essere affrontati solo in termini di azienda sanitaria, ma hanno bisogno di tutti gli stakeholder, i portatori di interesse che possono rendere facili le scelte salutari. Un progetto realizzato in stretta collaborazione fra Assessorato alla Scuola ed ASL Napoli 1 per promuovere corretti stili di vita nell'alimentazione non solo scolastica, coinvolgendo genitori ed insegnanti. I primi a partecipare sono stati l'Eugenio Montale di Scampia ed il Russo Montale del Centro Storico, e l'anno prossimo si aggiungerà l'Adelaide Ristori, sempre nel Centro Storico. Si tratta di un percorso partecipativo con genitori e maestre attivi nelle scelte, fino a diventare educatrici verso altri genitori. Prima attraverso incontri laboratorio, nei quali si sono trovate soluzioni in particolare per la merenda a scuola, e poi ampliando le tematiche discusse, includendo movimento fisico e lotta alla sedentarietà. Sono stati coinvolti in questo modo 267 bambini, 53 mamme ed 11 insegnanti. Aiutare alla sana nutrizione per prevenire malattie sin dall'infanzia, abituare a un'alimentazione corretta che tutela la salute, dalle merende all'alimentazione. Una bellissima iniziativa che ha visto il coinvolgimento finora di 3 scuole della nostra città, con risultati veramente eccellenti. Quindi in un momento difficile puntiamo su una scuola che non fa solo buona istruzione, ma anche buone prassi per la tutela della salute.